Cerchi un Discord per stare con i tuoi amici? Passa da SkyQuest, link in descrizione. Funghetti, un messo d'ammino e ben ritrovati nelle SkyQuest. Ovviamente ragazzi non può mancare il nostro compagno di squadra e di vita, Null. Null è troppo OP. Guardate cosa sta diventando quest'isola. Oh mamma, e poi ragazzi, ovviamente io ci metto del mio, perché questa casa, ragazzi, è davvero pazzesca. Ma guardate quanto è bella! Ma è venuta benissimo, è venuta davvero davvero bene. Consigliatemi cosa fare nella mansarda, diciamo qua, nel secondo piano e nel primo piano. Oddio, ma c'è un creeper laggiù. C'è un creeper, bisogna levarlo subito da qua perché sennò mi fa esplodere tutto. Oh, meno male. Ero ansioso perché se mi fa esplodere tutto, ragazzi, è un casino. Devo rifarlo tutto da capo. Insomma, come vedete, ho fatto i soliti tre campi di grano, però ci sono i conigli. Ah, che mi vengono a distruggere tutto, maiale. Via di lì, devi andare via. Via, così. Basta. Ragazzi, vedete, i conigli sono le spie dei Robrine. Ci sono anche qui. Vengono a spaccarmi tutto. Ma come si permettono? Come si permettono? Come vi ho detto l'altra volta, ragazzi, le fave di cacao servono tantissimo. Guardate quanti soldi ho. 153.000. 153.000, siamo ricchissimi. E quello che aiuta, ragazzi, anche è questa piccolissima, semplicissima, l'ho fatta un pochino male, però poco se ne frega, farm di cactus, che funziona, ragazzi, da Dio funziona, però l'ho fatta male, però guardate lì, funziona. Poi quelli, ragazzi, tutti a vendere. Anzi, una cosa che devo ancora fare è salutate YouTube e lasciate esplodere, ragazzi. Guardate quanti siamo, siamo tantissimi. Siamo davvero tanti. Il server sta aumentando di persone attive. Vedo Frankie, vedo Gabuso, di gente che conosco, altri che mi conoscono per la Minecraft Origin, perché ragazzi, Null. Continuando, la casa è davvero davvero bella. È proprio, non l'ho mai fatto così un tetto, mi piace tantissimo, ragazzi. Io continuerò a fare case così, anzi questa qua io ho già in mente, visto che come vedete ci sono delle finestre. Le finestre voglio fare di tutti i colori diversi, possiamo immaginare, compro tutti i materiali, tutti i coloranti e ci facciamo tutte le finestre colorate, diventerà la casa arcobaleno. Che bellissimo nome, ragazzi, casa arcobaleno, non so perché ma lo voglio fare così, è troppo bella, casa arcobaleno. Pazzesco. Qui, come vedete, ho fatto, e ve lo consiglio anche a voi se siete nelle SkyQuest, un piccolissimo spazietto per gli animali. Perché? Non ce li ho messi io, ragazzi, spawnano da soli. Se mettete l'erba in quel modo lì e ovviamente fate un recinto, spawnano da soli loro. Infatti vedete qui quanti sono, 5 mucche, 5, 28 maiali, pazzesco. E qui i conigli, no, niente. Qui con il niente, 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 le caprette, niente, ok, niente, solo i maiali sono 28. E come vedete però spawnano e avete il vostro piccolissimo ranch. Potete prendere anche lo spawner, ma quello costa un casino. Cioè, guardate, se fate slash spawner shop, guardate lì, andate a vedere quanto costa quello di mucche, 200.000. Cioè, io lo posso comprare, ma perché spendere 200.000 se faccio quel piccolissimo blocchetto con tutti i maialini e le pecorine, tutte le cose dentro, tutti i maiali dentro, tutti gli animali dentro. Cioè, è facile, cioè basta fare quello e spawnano, basta aspettare un pochino e avete cibo, cibo a volontà. Cibo a volontà, come vedete, quello è 28, ci sono 28 maiali lì dentro. Ma oggi la cosa più importante, ragazzi, da fare... No, anche qua spawnano. Ah, non serve allora l'erba? Ah, ok, va bene, ma intanto qui leviamo tutto, ragazzi, ma qui non voglio nessuno perché qua oggi... Oh, boia, quanti guarda lì! Sono guarda quanto... Oh, 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 erano 16, guarda come muoiono! Ta, 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 ta. Mamma mia, bellissimo, ragazzi. Bellissimo. Ma invece i conigli sono sempre... Non ho mai visti quelli in più. Boh, vabbè. Ok, anche la mucca via. Perfetto. Ora, andiamo a posare queste cose. Comunque, vedete, ragazzi, quanto dà. Cioè, non l'ho mai dovute andare a comprare. Cioè, io non ho mai speso soldi... Non ho mai speso soldi per il cibo. Cioè, risparmiate così. E invece spendete, ragazzi, per altre cose molto molto più importanti. Esempio, quelle cose che io ora ho qua sotto. Come vedete, i secchi di lava, i secchi d'acqua, la tramoggia che costa un casino. Ma invece di comprare tramoggia, comprate il legno e il ferro che costa di meno, ragazzi.
perché tanti di voi mi hanno detto ma perché metti così tante tramogge, bastava un po' d'acqua. Lo so ragazzi, ma io l'acqua non mi fido tanto, perché io sinceramente preferisco la tramogia che me lo porta direttamente lì. Scusate, intanto mangio perché non vorrei perdere, a parte che ho 122 livelli e tutti quei soldi, infatti ora vi dico come farli. Basta che fate /vote, guardate lì ragazzi, avete 3 siti, io l'ho già fatto, ma tutti e 3 siti, se li fate, intanto vi danno 10 livelli, infatti ho 122 livelli, perché se tutti i giorni ragazzi votate avete 30 livelli, tutti i giorni avete 30 livelli, vi danno 10k, quindi 10.000 di soldi, e quindi in un giorno se votate avete 30.000, e più vi danno sia l'erba, quella lì, quella la grass, quindi non la terra, ma l'erba appunto per far crescere anche tipo non so altri semi, oppure fate queste cose qua, quindi anche le pecore mangiano e si riprendono la lana, e poi i ramoscelli, quindi se avete finito tutti gli alberi, non avete da che piantarne, non avete altri da piantarne, col il voto potete prendere anche i ramoscelli di quercia e avete anche lì legna sempre. Quindi ragazzi, il voto, votare il server è fondamentale, perché conviene un casino. Comunque abbiamo parlato troppissimo, voglio andare, ma lì continuano a spawnare, mi fate fare questa cosa, via, anche l'Enderman, via, fatemi fare anche questa cosa e vi faccio vedere quanto guadagneremo. Allora, se nessuno rompe i cabasisi, possiamo iniziare, benissimo. Allora, mettiamo una chest qua, semplicissimo, e poi la tramoggia dietro, ovviamente, 1, 2, 3, qua, tutte collegate. Poi prendiamo il pietrisco e facciamo così. E così, benissimo. Poi mettiamo i vetri qua, 8 pezzi di vetro qua. Ok, poi mettiamo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. In questo modo. Poi mettiamo 1, 2, 3, 4 sopra il vetro, anche di qua. E iniziamo a... scusatemi, sopra volevo metterlo. Iniziamo a contornare in questo modo. Questo, ok. Lì ora dopo lo leviamo. Benissimo, fatto. Ora mi servirebbe fare questo. Qui ne levo uno, anzi no, guarda, facciamo così, levo tutti, dopo ce li rimetto, tranquilli. E vediamo un po', voglio fare così. Questo sotto ce lo levo. E qua ci metto i pistoni in questo modo. 1, 2, 3, 4. Benissimo, qua ci levo tutto. E sotto ci rimetto le cose che avevo tolto. Quindi qua, ta 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 ta. Benissimo. Oh, mi sembra buono ora, eh? Inizia a formarsi, ragazzi, il generatore di cobblestone. Ora continuiamo a mettere la nostra cobblestone in questo modo. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ecco qua. Anzi no, aspettate. Scusate, questo va via. Ok, perfetto. Ora prendiamo... Però mi sono accorto ora che non basta un secchio d'acqua. Mi sa che ne servono alcuni in più, quindi tipo 2 o 3. Oh, signore santo. Ah, ragazzi, vi ricordo che prima o poi faremo anche un po' di raduni su questo server. Io ho tante cose da darvi, guardate lì, tutte queste cose possono essere vostre. Ho anche le mele d'oro, quindi voi fatevi vedere intanto nel server. Tanto la gente lo sa, alcune volte io mi trovo allo spawn e regalo roba, quindi... passarci ogni tanto allo spawn e vedere, oh c'è Mino, vi dà la roba, un occhietto, così anche voi potete giocare anche più tranquillamente, più protetti. A post. Allora, mettiamo 1 e via, 2 e dovrebbe bastare il terzo, almeno spero, yes, ok, anche una fonte d'acqua infinita, benissimo. Allora guarda, mi riprendo anche tutti i secchi, ta, ta. Così, a posto. Poi, secchio di lava mettiamo di qua. Ah, aspettate, prima di tutto qua sotto bisogna mettere la roba. Quindi 1, 2, 3, 4. Poi dopo li leviamo il secchio. Lo mettiamo, ragazzi, guardando in questo modo il generatore, al secondo qui. Perfetto. E ora sotto si spacca. 1, 2, 3, 4. Ok. Spaccato. Ora bisogna prendere i ripetitori, i repeater,
repeater, e bisogna metterli in questo modo, guardando, diciamo, stando sulla parte un pochino più lunga, quella che abbiamo fatto nell'ultimo piano di cobblestone, mettere così, fare 1, 2, 3, poi qua, 1, 2, 3, ta, 1, 2, 3, 1, 2, 3, E poi... Sarà come morire... No, bisogna metterlo qua, scusate ragazzi. Ogni tanto canto. Aha! 1, 2, 3... E mi servirebbero altri 4 blocchi di cobblestone, perché voglio essere sicuro, ragazzi. Non vorrei che poi qualcosa tipo levasse l'acqua, no? Non voglio rotture di alcun tipo, quindi mettiamo qua. Guardate, perfetto. Anzi, qua sopra ci facciamo passare questo. Guardate... Mettiamo così, facciamo 1, 2, solo 2 qua sopra, e poi 1, 2, 3, 4 e 5. Benissimo, poi prendiamo la nostra torcia di redstone e facciamo così, vediamo un po' se funziona, ta, e la leviamo. Eccolo, e la leviamo. Ora, ragazzi, prima di usarlo e concludere l'episodio, voglio fare questo. Guardate ragazzi qui quanti ce n'ho, qui avevo già preso, eccoli qua, 3 diamantozzi, abbiamo già i 2 bastoncini, facciamo questo, 1 e 2, prendiamo questo piccone, prendiamo i nostri lapislazzuli, dove sono, qui ce ne abbiamo tantissimi, 1, 2, 3, e ragazzi, abbiamo 122 livelli, è giunto il momento di andare a fare il nostro super piccone! Aia, attenzione, efficienza 3, potrebbe esserci anche fortuna, Sì! Sì! Sì, sì, abbiamo anche fortuna, purtroppo non c'è indistruttibilità, ma va benissimo lo stesso ragazzi, fortuna, sì. Ora vediamo se funziona ragazzi, vediamo se funziona, via. Non è abbastanza veloce, però funziona, guardate. C'è uno, sta qui, sono qui a FK, guardate, c'è anche la redstone. Sì. Abbiamo il generatore! Ragazzi, quanti soldi facciamo? Ragazzi, è troppo veloce, devo avere qualcosa di più veloce, deve avere efficienza di più, perché sennò non ce la faccio a spaccare quello giù. Ragazzi, guardate lì! In quanto? In 20 secondi! In 20 secondi, no, raga, è fatta. Abbiamo il super generatore e col super generatore io vi do appuntamento al prossimo episodio. Da Mino e da Nulla è tutto. Linea allo studio! Ciao, ragazzi! I'm gonna go get some more.